Ci troviamo nella propaggine più a sud del gruppo dell'Adamello e precisamente siamo al Lago della Vacca. Il Lago della Vacca è stato trasformato in un bacino idroelettrico dove in origine si trovava un piccolo laghetto alpino. Ad ovest lo sovrasta il Monte Frerone, chiude l'anfiteatro ad est la possente figura del Cornone del Blumone. Ai piedi del Cornone, poco scostato dal lago, il rifugio Titasecchi, nostro punto di partenza. Il nostro intento è quello di raggiungere la cima del Monte Laione, elevazione di 2760 metri. Ci dirigiamo prima al passo Blumone, seguendo i resti della strada militare. Individuiamo sulla sinistra del passo i ruderi della Grande Guerra, dietro la semplice cima del Laione. Qui correva la prima linea difensiva italiana. Poco scostato dal passo, il rudere del Caseggiato che ospitava i presidianti. Sul lato sinistro, a fianco del Caseggiato, si trova scavata una caverna ricovero. Dal passo, in direzione est, la visuale verso il Trentino, dove era la prima linea difensiva austro-ungarica, che correva sulla sommitale di cresta più lontana, dove individuiamo, partendo da destra, Cima Valbona, la Val d'Anerba con le porte di D'Anerba, il Cob di Breguzzo, il Carealto seguito dalle Gobbe di Folletto, la Vedretta della Lobbia Imbiancata e il Crozzon di Lares. Sul crinale sud del Laione è ben visibile un rudere abbastanza grande, lo andiamo a visionare. Si tratta del vecchio rifugio Gabriele Rosa, che è stato operativo sino al 1930. Tutto attorno si trovano dei ruderi di Caseggiati che costituivano il centro del sistema difensivo del Laione. Questi erano raggiungibili tramite i percorsi militari che salivano dalla Val Camonica, che percorrevano la Val Paghera e la Val di Braone, valli laterali della Val Camonica, salendo fino al passo del Laione. Altra strada militare, sempre dal versante Camunno, partiva prima del passo Croce Domini. Partiva dalla località Bazena, giungeva al passo della Vacca, al passo Blumone, quindi al Laione. Il tutto era collegato col sistema difensivo della Valle del Caffaro. Siamo in un contesto di rocce intrusivo cristalline colonizzate dal lichene geografico. Sono le tipiche rocce vulcaniche intrusive del Plutone dell'Adamello, in particolare tonalite. Quindi la flora è quella dei terreni acidi, qui una fioritura di genziana di Koch. Siamo in una quota delle fioriture su Cuscinetto, dove ha inizio la quota della tundra artico-alpina. Esempio di tonalite sezionata dalle infiltrazioni d'acqua nelle fessure, poi congelatasi. Alzate di quota si amplia la visuale sulle due linee difensive. Ora riusciamo ad inquadrare sulla sinistra il vicino Re di Castello, con le sue creste che si dirigono in tutte le direzioni. Andiamo a visionare nei particolari, sul fondo, sulla sinistra, dietro il Re di Castello, la cima dell'Adamello, il Corno Bianco, la Vedretta del Pian di Neve. Al limitare sud dell'estensione innevata della Vedretta, il Corno Miller e il Corno di Salarno. Meno appariscente sulla destra, il Corno d'Adamè. Mentre saliamo, volgiamo lo sguardo indietro, sotto il Lago della Vacca e in direzione sud-ovest il calcareo Frerone.
Tutte le strutture tentano di confondersi con le rocce circostanti, essendo state realizzate con i conci di tonalite dell'adamello. Visionando quanto rimane dell'interno di questa struttura, curiosiamo dalla finestra e vediamo la vicina cima del cornone del Blumone. Il passo del Blumone è esattamente sotto di noi, alla base delle pendici nord del Blumone. 20 metri prima di raggiungere la sommitale di cresta, ci imbattiamo in un ammasso di reticolati. Sono quanto rimane dei cavalli di Frisia. L'intreccio dei reticolati è a due fili, quindi sono reticolati italiani. Sulla sommità troviamo la statua di una Madonna che guarda verso la Val Camonica. La cresta dorsale prosegue in direzione nord-est sino a raggiungere il Re di Castello. Si amplia ulteriormente la visuale in direzione est, subito sotto lo scoglio di Laione, dove si trovavano batterie a difesa del passo termine. Ne vediamo il punto di valico alla testata della Valle del Caffaro. Sul secondo profilo sulla sinistra ancora il Re di Castello e sul fondo ancora la cima dell'Adamello. Sul profilo più lontano la linea difensiva austriaca. Da destra, lasciato il passo del Frate, la cima Uzza, la Val Bona, la Val d'Anerba con le porte di D'Anerba, il Cob di Breguzzo, il Carealto, le Gobbe di Folletto, il Corno di Cavento, la Vedretta della Lobbia col Crozzon di Lares, dietro al vicino Re di Castello la Cresta della Croce, la distesa del Pian di Neve con tutte le vette adamelline che abbiamo già menzionato in precedenza, sono i luoghi della Guerra Bianca. Verso nord-ovest, vicina la calcarea e appuntita cima del Pizzo Badile Camuno, è perfettamente in linea con il gruppo innevato del Bernina, nelle Alpi Elvetiche. Volgendo lo sguardo verso ovest, nel fondovalle della Val Camonica, sul versante opposto della valle è ben evidente il gruppo calcareo della Concarena, con la cima Bacchetta la più elevata. Ma ci spingiamo anche oltre sino a raggiungere le Alpi Orobiche, con la Presolana. Vicinissimo in direzione sud il cornone del Blumone e al di là della Valle del Caffaro la cima del Monte Bruffione, dove corre attualmente il confine Trentino-Lombardia e prima della Grande Guerra confine di Stato, durante il conflitto prima linea difensiva italiana. La sommitale più lontana offuscata è la cresta del Monte Baldo. A sud-ovest, al di là del catino che contiene il lago della Vacca, nuovamente il monte Frerone, con la sua roccia calcarea che in parte ha subito un metamorfismo venendo a contatto con il calore delle rocce vulcaniche intrusivo-cristalline del Plutone dell'Adamello. Soddisfatti di quanto abbiamo potuto vedere, principalmente perché siamo incappati in una bella giornata, concludiamo con un'immagine da dove siamo partiti, il lago della Vacca e il rifugio Titasecchi ai piedi delle pendici ovest del cornone del Blumone.